E allora torniamo in diretta. Intanto ringraziamo i molti amici che ci stanno scrivendo su Facebook. Uno di loro ci ha anche trovato una chicca che possiamo far vedere. Una Marcord, la prima edizione, un articolo del Corriere dello Sport del 69 del torneo Nike, del torneo Superga, quindi insomma veramente una Superga, anzi questo era il primo articolo uscito sulle pagine del Corriere dello Sport, che è media partner come ogni anno in settimana. Il nostro Cristiano Amalfitano ne ha curato appunto gli articoli proprio sul Corriere dello Sport. Ringraziamo Enrica. Sì, lui si chiama Walter De Bardi, che ci ha mandato questo articolo. Poi vi leggo qualche messaggio che è arrivato. Allora, dunque, un messaggio è... scusate perché mi sono persa un attimo. Allora, un bacio ad Andrea Tramontana, portiere dei Giardinetti. Ciao Giulia. Poi il prossimo messaggio dice: Parisella, sei il miglior dirigente di tutta Roma. E il prossimo messaggio dice: un grande abbraccio al mio fratellino Matteo da Simone. E il prossimo messaggio dice: un bacio ai miei campioni Emiliano e Mattia, forza Giardinetti del 2000, mamma Serena. Io vi ricordo il nostro numero, che è il 331-5633-213. Continuate anche a scriverci su Facebook, e io ringrazio tutti quelli che ci stanno scrivendo. Ringraziamo i nostri amici da casa, no? Fantastico messaggio che mi è stato inviato, in qualità di dirigente del Giardinetti, anche perché sono felice di promuoverlo e di dire cercavo per mio figlio una società sana dove potesse divertirsi. L'ho trovata, sono contento che insomma Federico, mio figlio, continui a frequentare questa società. Poi tutti coloro che fanno parte dei Giardinetti rientrano un po' in una famiglia, quindi sono tutti ben voluti e noi dirigenti li stiamo vicino il più possibile, insomma. E fate veramente tanto. Grazie. Grazie a Enrico, anche a tutti gli amici, ovviamente scappa a casa immediata. Se posso dire una cosa, ringrazio veramente, oltre a Luca, Parisella, tutti i dirigenti della mia società, che voglio ricordare non è che prendono un euro per fare queste mansioni, però dico, lo fanno come se fosse la loro, veramente, e li ringrazio. Sono anche ammirevoli, devo dire, per l'impegno che ci mettono settimana per settimana, tutte le sabati e domeniche che ci sono le partite, anche durante gli allenamenti entrano dentro gli spogliatoi, asciugano i capelli, insomma fanno quel lavoro che, devo dire, forse dall'esterno gli altri genitori dovrebbero un po' più apprezzare. Questo devo un attimo spezzare la lancia. Fanno il sociale, devo dire. No, perché siccome nel settore giovanile tanti si riempiono la bocca e fanno il sociale, levano i ragazzi dalla strada a 1.000 euro all'anno. Certo, ma è come Berlusconi il discorso, che levano i ragazzi dalla strada. Sì, ma a 1.000 euro al mese, pure io li levo. Ciao Verde. Parliamo invece poi del torneo alle regioni, che è la kermesse per la quale in questi giorni si sono fermati i campionati allievi regionistimi. Oggi insieme al nostro Cristiano Amalfitano, Gianluca, fatto una bella spedito all'Ariano. Sì. Si è svolta la seconda giornata del torneo delle regioni edizione 2011. Abbiamo visto le partite relative ai giovanissimi e agli allievi. Il Lazio si è imposto per 2-0 con il medesimo risultato sia nei giovanissimi che negli allievi contro la Campania. E nei giovanissimi a segno per il Lazio Bonaventura al 32esimo del primo tempo e Federico al quarto della ripresa, mentre nella gara successiva, quella degli allievi, Lazio in vantaggio con Persichetti nel primo tempo e poi Amendola sul rigore ha stabilito il definitivo 2-0 per il Lazio. Ricordiamo che nella categoria dei giovanissimi il torneo delle regioni è iniziato nel 93-94. Il Lazio non ha mai vinto in questa categoria, mentre negli allievi il Lazio ha vinto nell'83-84 e nel 98-99. Detentrice del titolo è la Lombardia, e il torneo più anziano, possiamo chiamarlo così tra virgolette, è quello della Juniores, che è iniziato nel lontano 58-59. Detentrice del titolo è l'Abruzzo, il Lazio lo ha vinto 5 volte, l'ultima è stata nel 95-96. Noi abbiamo curato insieme a Cristiano appunto i servizi relativi a giovanissimi e allievi Lazio Campania. A voi le immagini.
Amici di Fuori Area, appassionati del grande calcio giovanile, il più cordiale benvenuto da parte di Cristiano Amalfitano e Gianluca Di Bella, campo Abbafati di Lariano, di fronte Lazio contro Campania per la seconda giornata del torneo delle regioni. Lazio che vuole nella categoria giovanissimi continuare la marcia trionfale che è iniziata ieri con la vittoria per il 4-2 sulla Calabria, mentre per la Campania si tratta dell'esordio assoluto nella manifestazione. In scivolata poi può ripartire il Lazio, il lancio in avanti proprio per Fiore, questa volta è buona, ancora Fiore che entra in aria, Fiore tocca il centro per Giacomini, il destro di Giacomini, il pallone che termina sul fondo, la risposta del Lazio al settimo minuto, il cross di Fede alla sinistra, il secondo palo per Giacomini, esce bene Di Luca, mette fuori, pronto Federico, partire con il destro, il pallone tagliato che si abbassa in due tempi, Di Luca lo fa suo. Con il destro De Domenici sul secondo palo, il colpo di testa, pallone viene rimesso in mezzo, quest'altro da parte di Fiore, la traversa e poi arriva il gol di Bonaventura, il tapino da parte dell'attaccante della Viterbese. 34esimo minuto del primo tempo, Lazio 1, Campania 0. Contro Liccardi, Fiore riesce ad andarsene, entra in aria, Fiore il cross nel mezzo, Bonaventura viene anticipato. Rischiato tantissimo qui il numero 1, Bonaventura però che riesce a vincere il contrasto con Liccardi, il cross nel mezzo, il pallone indietro, arriva lì a destro da parte di Federico e il 2-0 del Lazio, Federico il centrocampista della Tor Tre Teste sul servizio di Bonaventura che ha letteralmente cambiato il match, il neoentrato Rossi sul 2-0 all'ottavo minuto del primo tempo ha deciso di sostituirlo. Calcio di punizione, il pallone nel mezzo, arriva il destro proprio del neoentrato Filomena che salga sull'out sinistro Fek, arriva di gran carriera il cross col sinistro per Bonaventura, pallone però che viene tenuto ancora vivo da Filomena, fuori per Sterponi, il destro, il pallone che sfila e sfiora il montante alla destra di De Luca, c'è stato però anche un tocco da parte di un difensore. Calcio d'angolo già battuto, Giacomini alza la testa, il cross nel mezzo, il colpo di testa, arriva il tocco sotto misura da parte di Bonaventura, il pallone che termina sul fondo sul punto di battuta Ruggero, il pallone lunghissimo dalle parti proprio di Violetto, si scontra De Luca con un compagno e poi Oliva con la porta totalmente sguarnita non riesce a inquadrare lo specchio e per poco Oliva non approfittava. Il destro però da parte del numero 15, pallone che è sfilato al lato, calcio d'angolo, pallone sul secondo palo, mette fuori la difesa della Campania, anzi no, arriva il sinistro, ancora di Oliva. Corre Lazio che prova a impostare questa azione d'attacco, De Domenici salsa la testa, cerca un compagno sul primo palo, proprio per Oliva, il colpo di testa di Oliva. Su di lui il numero 8 Cavaliere, perde palla, Limone, il pallone proprio per De Clemente, De Clemente, il sinistro di De Clemente e Adinolfi. Chiude in attacco questo incontro con le mani Liccardi, pallone che termina in fallo laterale, arriva in questo momento il tipice fischio del direttore di gara del signor De Tommaso della sezione di Rieti. Lazio che batte Campania per 2-0, le reti messe a segno a cavallo tra il primo e il secondo tempo da Bonaventura e Federico. Dopo la sofferta vittoria di ieri contro la Calabria, il Lazio prova a replicare quest'oggi contro la Campania. Campania che scende in campo per la prima volta, fa l'esordio ufficiale in questa 50esima edizione del torneo delle regioni. Tutto pronto, parte Paolella con il destro, il pallone che scende, non a sufficienza però, Poggi comunque era sulla traiettoria. Si riprenderà con una rimessa laterale per la Campania, Magliano con le mani a cercare Palumbo all'indietro, fa girare il pallone la Campania, poi a questo sinistro da fuori centrale da parte di Perretta, Elia, Palumbo, ancora Elia, Elia il sinistro di Elia, bellissima azione da parte della Campania, sinistro che termina di pochissimo oltre la traversa di Poggi. Pronto Amendola con il sinistro, il pallone che passa e va a sfiorare il montante alla sinistra di un Cimino Immobile. Amendola
del Prete, che al problema di girarsi cerca un compagno all'indietro per Ciaramelletti, che prova il destro. Ciaramelletti, il pallone che si abbassa nelle vicinanze sia Medola sia Persichetti. Il pallone però è finito proprio sulla testa di Duello, che ha liberato spiegando il pallone in fallo laterale. Crosaniti che prova l'inserimento, ancora Crosaniti che entra il sinistro sul secondo pallo, che si trasforma quasi in un assist per Salvi. Può ripartire la campagna con Perretta, lo scontro nel cerchio di giocare centrocampo, Persichetti in avanti, cura Persichetti che entra in area, il tocco di Persichetti, il vantaggio del Lazio con Persichetti, azione che nasce sull'asse Ciaramelletti Persichetti, i due giocatori del Monterotondo che si conoscono a memoria. Il lancio perfetto del centrocampista, un lancio liftato, l'inserimento da parte del numero 16 del Neo Entrato, e al sesto arriva il vantaggio di Persichetti, dell'attaccante del Monterotondo. Tocca per Del Prete, la testa del Prete vede l'inserimento di Zolli, che si è involato sull'auto destro, ingaggia questo duello con Cibelli, cade a terra Zolli, tutto rigore per il direttore di gara, si continua a giocare e poi arriva il calcio di rigore per il Lazio. Cibelli da terra ha toccato il pallone con un braccio. Sedicesimo minuto, Amendola contro Cimino, parte Amendola col sinistro, Cimino è spiazzato, Lazio 2 Campania 0, sedicesimo minuto, e per il momento stesso risultato della partita dei giovanissimi. Anche gli allievi si portano sul doppio vantaggio sulla formazione di Leccese. Porta avanti il pallone il numero 10 Persichetti, nel frattempo si allarga, eccolo servito Persichetti che insegue il pallone, c'è anche Magliano su di lui, ancora Persichetti contro Magliano, lo fa fuori Persichetti, entra in aria ancora Persichetti, il tocco indietro per De Palma, va a incrociare il destro Ciaramelletti, la frenata di Ciaramelletti, si cambia lato per Del Prete che ha spazio, mette giù Del Prete, arriva in questo momento il tipico fischio del direttore di gara. Lazio batte Campania 2-0 con lo stesso punteggio dei giovanissimi, le reti di Persichetti e di Amendola sul calcio di rigore nella ripresa, e Lazio che si ritrova a punteggio pieno dopo due giornate a 6 punti nel 50esima edizione del torneo delle regioni. E allora Augusto, tu che questa mattina eri all'Ariano, che partite hai visto? Ti do un piccolo suggerimento, a mio avviso soprattutto il primo tempo di entrambe le partite molto soporifero. Il primo tempo di tutte e due le partite era inguardabile, proprio inguardabile, due rappresentative si possono vedere. Il secondo tempo sono stati un po' più viaggi, specialmente pure quello delle allievi, hanno iniziato molto velocemente. La punta che ha fatto il gol stava in panchina. Persichetti forse è uno dei migliori, credo che sia nel gruppo della rappresentativa. Ha fatto un gol, sto per metto alto, c'è se casca palla a terra, sì. Fa il pallonetto, insomma, ha fatto veramente un gesto tecnico. Sei d'accordo tutto sulle convocazioni di queste rappresentative? Ma io sto vedendo la lista rappresentativa, c'ha 2, 4, 6 giocatori nei regionali B, se non mi sbaglio, ha convocato. Se non mi sbaglio, poi non so. Sembra un po' eccesso, o è fallito sopra, è bravo sotto, sono bravi quattro gironi e sono scarsi i primi due, se no non vedo nessuno. E poi c'è anche un po' di incongruenza nel fatto, non sono proporzionali secondo me la risonanza mediatica che ha questo torneo rispetto poi all'affluenza di pubblico che c'era oggi all'Ariano, 150 persone, abbiamo visto un'affluenza molto maggiore per partite di eccellenza o anche di solo settore giovanile, questa era da sottolineare a mio avviso. Quello, ma io non parli, altrimenti becco Andrea denuncia. Allora, si è giocata intanto anche la promozione in questa giornata, due i recuperi di campionato nel derby tra Bellegra e Olevano, nulla di fatto 1-1. Nell'altra partita valevole per il girone B, sospesa settimana scorsa sul 2-2 a San Po' dei Cavalieri, Sampolese batte per 1-0 il Centro Italia grazie al gol dell'Ez Torte e Teste Festa. Vedremo fra poco le immagini di questa gara. Prima però si è giocato anche in settimana il girone D della promozione, il quarto girone che ha più squadre, quindi sarà sottoposta a un vero tour de force. Abbiamo visto anche i risultati con le Ferro.